Bentornato all'onorevole Maurizio Gasparri. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Allora, onorevole, un autunno caldo, intanto per il PDL che diventerà Forza Italia. Allora, prima di affrontare la questione dell'identità di questo nuovo partito, volevo capire con lei quale oggi i giornali, le indiscrezioni sono tante, che il Quirinale abbia apprezzato la bozza Violante, si parla di varie strade possibili. Come si risolverà secondo lei la più verosimile il discorso dell'agibilità politica di Silvio Berlusconi? Io mi auguro che ci siano due tipi di approcci alla questione. Uno del Senato, nella giunta competente si dovrà discutere, e mi auguro che le eccezioni di costituzionalità rispetto a legge Severino, il sì della non applicazione in maniera retroattiva della legge, si possano fare largo e possano entrare in una discussione che non sia puramente politica e quindi condizionata da un atteggiamento pregiudiziale della sinistra che pare essere contro Berlusconi a prescindere. Quindi mi auguro che ci sia una questione seria che possa poi portare anche ad approfondimenti davanti alla Corte Costituzionale. Il Capo dello Stato ha dei poteri, ovviamente spetta a lui valutare la questione, conosciamo tutti la nota del 13 di agosto, ci sono state ovviamente pubbliche discussioni intorno a questo tema. Io mi auguro che ci possa essere uno spazio di riflessione anche in quell'ambito. Cioè dal Quirinale, lei sta dicendo, quale potrebbe... È chiaro che gli organi che possono intervenire a questo punto sono il Parlamento, per appunto la questione che è di competenza della Giunta, e poi ovviamente essendoci stato già il terzo grado di giudizio, la Presidenza europea ha altre possibilità, poi ci sono sì anche ricorsi in sede europea, altre cose che però mi sembrano di più lunga durata e portata, quindi che non possono avere delle ricadute. In sostanza lei dice, scusi, in parole povere, per l'aspetto Senato si può rinviare, prendere tempo, così si evita di... No? Sì. Dico, si deve discutere, poi il tempo non si deve aggiungere, non credo che si possa andare il 9 pomeriggio di settembre e dopo un'ora dire benissimo, chi a favore, chi è contro, pollice verso, pollice in alto e finisce la questione. Ci sono interventi di carattere giuridico che in questi giorni anche i giuristi o politici diventati oggi più dei giuristi e dei saggi che altro hanno effettuato, penso che anche Unita, persona certamente molto lontana, certo. Lo stesso Violante ed altri hanno detto vabbè, è legittimo approfondire alcuni profili di costituzionalità, quindi mi auguro che la Giunta voglia discutere queste cose. Quindi difficilmente il 9 la Giunta potrà di stabilire che Berlusconi non può fare più politica, cioè non si deciderà questo, giusto? Ma guardi, io non voglio interferire sui calendari, su delle attività, elenco di tutti i colori, c'è chi dice bisogna prendere tempo, forse si illude su una discussione troppo lunga, c'è chi dice decidiamo il 9 stesso, c'è chi dice andiamo ad oltranza. Io credo che il 9 ci debba essere la relazione del senatore Augello e poi si deve aprire una discussione. Se ad esempio la Giunta volesse ascoltare gli esperti, dei costituzionalisti, farebbe bene a farlo, vista la delicatezza della questione e le sue innegabili ricadute politiche. Non è che stiamo parlando di un evento irrilevante per gli equilibri della nostra democrazia. Certo, e quindi invece il Quirinale cosa può fare? Al massimo che può fare secondo me? Guardi, ma il Quirinale credo che in questi giorni l'abbiamo citato troppe volte, a questo punto non deve tirare per la giacca nessuno. È chiaro che la questione che si è posta era quella che per adesso anche il Presidente Napolitano ha affrontato con la nota del 13 agosto, che ha voluto in qualche modo fotografare la situazione dopo tanta pubblica discussione. Qui non può o concedere la grazia o commutare la pena. Ci sono delle modalità previste dalle leggi, Napolitano ha richiamato l'eventuale iter, ora questo iter non mi pare che sia in corso, ma vedremo insomma se potrà trovare alimento. Credo che su questo sia talmente chiara la questione che in effetti stare sugli spalti a sventolare bandiere tifando a favore o contro questa soluzione serve a ben poco, tanto le posizioni del pubblico sono sufficientemente note, si sa chi è a favore e chi è contrario. A questo punto io credo che chi deve
Napolitano lo faccia, se vedrà di farlo. Esatto. Qualcuno dice che Napolitano sia un po' irritato con voi per le eccessive pressioni. Qualcuno lo scrive, scusi. Ma sì, probabilmente c'è stata una discussione pubblica molto ampia, per resto la vicenda è talmente grossa che era inevitabile che ci fosse una discussione a questo punto, visto che l'attenzione si sposta sulla giunta del 9 settembre e conviene attendere quella data. È ovvio che insomma le discussioni eccessive di fai qua, fai lì possono suscitare delle Senta, però ripeto, la vicenda prego. È talmente delicata che immaginare che non se ne parlasse pure pare ma difficile, certo, insomma. Certo. Senta, le sembra etico verso i vostri 10 milioni di elettori che una commissione del Senato, di molti italiani non sanno neanche che cosa sia questa commissione, decida su un leader politico eletto democraticamente? Le sembra una cosa accettabile? Ma veda, la giunta agisce in base alle norme vigenti, quindi noi non siamo leader in quanto tale, perché purtroppo c'è stata questa sentenza, la sentenza ha delle conseguenze rispetto alle decisioni, quindi leader di per sé è assolutamente rispettoso delle norme. Noi però cosa diciamo? Che la legge Severino andrebbe applicata ai fatti verificatisi dopo la sentenza in vigore. E la vicenda che vedevo in molto Berlusconi risale a molti anni fa, a nostro avviso, quindi in base a un principio della non retroattività delle norme, sancito dalla stessa Costituzione, non dovrebbe essere applicata in questo caso. Secondo, ci sono degli aspetti anche di costituzionalità, perché il mandato parlamentare può essere cancellato in base a una legge ordinaria e quindi a una sentenza di un magistrato, la separazione dei poteri tra potere legislativo e potere giudiziario viene rispettata questa norma, questo principio giuridico antichissimo ormai da queste leggi. Insomma, noi vediamo che si debba fare questa discussione. In ultimo, guardi, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, denunciamo da anni una persecuzione giudiziaria nei confronti di Berlusconi e anche la vicenda del giudice Esposito, guardi, non va sottovalutato. Certo, certo. Io sono di origine meridionale, mio padre è nato in un paese ancora più meridionale di quello da dove viene il giudice Esposito, lungi da me quindi un pregiudizio, come dire, di tipo territoriale, ma quell'audio sì. del giudice Esposito, quello che abbiamo sentito, sì. ma non conosco il resto che avrebbe la direzione del Mattino, inchioda quella persona in maniera evidente, c'è una tale come dire, caduta di stile, di credibilità in quel tono. È vero che non si giudicano le persone dal tono, però lei che è anche uno che giudica molto, no? L'impatto delle persone, della comunicazione, no, no, altro. Come ci si manifesta, come ci si manifesta è nell'ambito di quello che si dice, di come ci si propone. Con l'audio da torto a Esposito, a prescindere, direbbe qualcuno, insomma. Per cui mi auguro. Ma perché, senatore? Perché? Per la rozzezza degli argomenti, chi lo faceva, diceva. È stata bravissima Alessandra Mussolini al Senato a ripetere con traduzione simultanea le parole. Cioè, faceva delle affermazioni sguagliate nella forma, incredibili nella sostanza, perché lui ha detto che sostanzialmente Berlusconi sapeva di questi fatti e, come hanno rilevato i difensori di Berlusconi, mai nei processi è emerso che Tizio Caio, per dirla come dice Esposito, avesse riferito a Berlusconi determinate circostanze. Lui ha detto cose non vere in modo sguagliato e scomposto. Poi sarà pure un po' ridicolo andare sulle tracce di Franco Nero piuttosto che delle interviste o dei colloqui con Lorenzetto. Tuttavia l'estate è stata un po', sa, come la favola di Pollicino che lasciava i sassolini per far ritrovare il percorso. E insomma ci sono questi sassolini sul percorso di Esposito, l'audio del Mattino e la cena in Calabria e la cena a Verona. Ora, possibile che Franco Nero, il giornalista Lorenzetto, l'audio del Mattino, ci sia una congiura mondiale? Mi rendo conto che sembra quasi ridicolo di fronte a una tragedia del paese citare la cena con l'attore Franco Nero a Diamante, non so in quale località della Calabria. Però l'Italia è sempre stata così, abbina a grandi tragedie anche aspetti un po', come dire, da farsa. Da commedia dell'arte, chi potrebbe... Scusi, è anche la vicenda
vicenda del prefetto La Motta che telefona ai vari Esposito, e qua anche la vicenda si è detto ma non cercava Esposito questo, cercava Esposito altro, anche lì due fratelli in Cassazione, tutti i figli magistrati, e bisogna anche riflettere, si parla a volte dei politici come una sorta di casta che si autoriproduce, tutti i magistrati con figli magistrati, non è impedito dalla legge ovviamente. Ma quindi chi... però pure questo sa un po' di casta, no? Chi le ricorda Esposito? Pulcinella? No, non mi faccio dire questo, sennò poi mi guarderò. Il Esposito è un unicum, sapete, insomma, il personaggio si presta a una rappresentazione così un po' allegorica, diciamo, ecco, allegorica da querela, spero di no. No, non è, non esageriamo. Senta, e... spesso vengo denunciato dai magistrati per diffamazione. No. Siccome vengo giudicato da loro colleghi, mi danno quasi sempre torto. Sì. Senta, e invece il PD, per chiudere questo capitolo, il PD ha fatto un gran casino molto duro sulla questione Berlusconi. Adesso ci sono più aperture, ma da Epifani in poi i toni, a mio avviso, sono stati molto brutti. Oggi leggevo su un giornale qualcuno che diceva che Zoggia, che è uno dei Bersaniani, sono personaggi questi così che il momento ha portato in circolazione, addirittura richiamato di fatto violante. Qualcuno sul giornale ha scritto che gli ricordava con le guardie rosse che ai tempi della rivoluzione culturale maoista facevano sfilare delle persone messe all'indice, casomai membri del partito che venivano scomunicati, con il cappello con le orecchie da somaro. Sono cose che sono avvenute realmente, anzi quelli che giravano col cappello da somaro erano quelli infortunati, i più sfortunati venivano direttamente soppressi, e sembra quasi che Zoggia abbia voluto simbolicamente mettere il cappello di somaro a Violante. Ora di Violante si può pensare tutto quello che si vuole, ma lei, se dovesse parlare di politica o di diritto, parlerebbe con Violante o con Zoggia? Beh, Violante ovviamente ha più titoli, su questo non c'è il minimo dubbio. Senta, 20-30, qualcuno parla 20-30 tra virgolette, la fronda PDL, la fronda meridionale, torniamo al tema del meridionale. Scilipoti, insomma, ha già dichiarato che non voterà la crisi, e diversi altri. Cosa prova? Mi ha molto sorpreso ciò che ha detto Scilipoti. Certo, Scilipoti si trascina questa immagine, poi anche lui un nome onomatopeico così, diciamo, che si è prestato a tante volte a un'ingiusta denigrazione del personaggio, in realtà ha molte qualità, l'ho conosciuto adesso al Senato, mi ha sorpreso con queste affermazioni fatte all'Espresso, mi auguro che siano frutto di un equivoco. Poi devo dire non ci sono congiurati all'interno del PDL. Ovvio che se lei chiede dei parlamentari chi è più favorevole a una resa dei conti immediati, alle elezioni a brevissimo termine, chi dice ma sarebbe bene riuscire a trovare le vie per dare governabilità al paese, troverà pareri diversi, ma questo è assolutamente normale. Ma un conto è il dibattito politico, che vede giudizi diversi sulla situazione. Adesso poi i giornali riducono tutto questo in falchi e colombe. Per fortuna giorni fa si è trovata una terapia, c'erano i falchi e le colombe e i trattativisti. Sì. E molti altri eravamo elencati in questa fascia di persone che cercano delle vie per risolvere questo problema che colpisce ingiustamente Berlusconi e condiziona la vita italiana. Però io credo che non ci sarà nessuno del PDL disponibile a votare un governo Letta, un governo Bersani, un governo Davi, un governo non so chi, che nasca contro il PDL. Poi noi siamo circa un centinaio al Senato, una o due persone, e la legge dei grandi numeri fa immaginare che ci possano sempre essere, ma non c'è nessuna fronda organizzata, ci possono essere. E Castiglione? Con sensibilità diverse. E Castiglione? Ha fatto delle dichiarazioni. Castiglione ha fatto delle dichiarazioni che ho letto sui giornali, poi dice meglio la governabilità, la stabilità del paese, ma le ripeto, questo rientra nella gamma delle reazioni, e lei troverà come nelle note musicali quella che suona in un modo e quella che suona in un altro. Quindi i congiurati sono solo al massimo due, dice lei? No, dico una legge statistica, noi siamo 90 del gruppo alzato del PDL, poi sono una decina del gruppo delle autonomie, quello diciamo vicino al centro-destra, quindi calcolando questo centinaio di persone,
la legge dei grandi numeri mi fa immaginare che una o due persone in qualsiasi contesto ci possono essere. Lei dice in generale. Però non credo. Io non credo che molti suoi onorevole Gaspari, io non credo che molti suoi colleghi vogliano andare a casa per adesso, abbia pazienza, cioè anche umanamente comprensibile, perché. Ho capito, ma si metta nei loro panni, devono votare la sfiducia a un governo che aprirebbe una crisi al buio, che potrebbe portare al voto, sono stati appena eletti, abbia pazienza, pochissimi hanno voglia, secondo me poi vedremo. Lo scopriremo, vabbè. C'è una tenuta o meno? Lei dice che c'è. Senta, Forza Italia, questa identità, oggi c'è alcune indiscrezioni su incarichi presunti che devo dire lei ha già precisato di segreteria, ci sarà o no sto segretario? Guardi, di questo francamente nelle ultime riunioni che abbiamo fatto non se ne è parlato, so che alcuni dicono che lo statuto di Forza Italia non prevedeva un segretario ma un coordinatore, francamente siamo in una fase diversa e quindi io credo che la sostanza debba essere quella di confermare un assetto di vertice che è quello che attualmente abbiamo, attualmente Gianfili e Berlusconi che poi è il capo del partito, quindi con un potere decisionale amplissimo che non è solo un fatto statutario, è un fatto legato all'autorevolezza, al peso politico, alla rilevanza che Berlusconi ha rispetto a tutta la vicenda politica del centrodestra. Poi c'è un segretario di Alfano che in questa fase ha anche, come è noto, dei compiti di governo, c'è un coordinatore che è Verdini, poi c'è un coordinatore che... Quindi non ci sarà il segretario. Io credo che ci possa e ci debba essere, ma quello che ci deve essere è un coinvolgimento corale di tutta la classe dirigente, che lo sceglie, usare questo passaggio per definire in modo arbitrario assetti e situazioni, fermo restando che tanto la leadership della guida di Berlusconi è talmente forte e autorevole che no, scusi, discussione, scusi onorevole, in parole povere, cioè se deve esserci il segretario in nulla osta, deve essere scelto in modo corale, scusi, mi aiuti a sintetizzare. Sì, però voglio dirle che il nuovo partito deve coinvolgere tutte le persone che dalle diverse storie del silenzio hanno dei ruoli, dopodiché è chiaro che Verdini ha fatto bene il coordinatore, Alfano è un ottimo segretario che Berlusconi ha voluto in questa funzione e che Berlusconi ha voluto assumersi dei ruoli di punta nel governo, perché quando è nato il governo si fece una riunione finale, certo, a cui andarono Berlusconi, Letta nel senso di Gianni e Alfano a incontrare Enrico Letta, certo. Poi Berlusconi tornò, noi lo aspettavamo con tutti gli altri, con Schifani, con Brunetta, con Cicchito, con Verdini nella sua residenza a Roma e illustrarono le intese che erano state raggiunte, quindi anche l'organigramma del governo è nato sotto legge del figlio Berlusconi, e credo che Alfano svolga un ruolo di riferimento politico molto importante, voluto ed indicato a suo tempo da Berlusconi, che anche nella nuova fase deve proseguire insieme a ruolo di tanti altri. Parlando in generale, come vede, qualcuno dice c'è stata, come dire, il rapporto tra Botox e politica. In che senso Botox? Cioè, sa cos'è il Botox, no? Il botulino. Ma lei questo lo applica alle persone o alle formule? Non ho capito. No, alle persone. Qualcuno dice, insomma, così non facciamo nomi e evitiamo querelle. Si riferisce a Berlusconi. Berlusconi è riuscito a legittimare la sua presenza sul campo con il consenso e non con gli artifici. Perché se alla fine non avesse preso i voti, si dice, ma ne ha presi meno che nel 2008. Ho capito, però ne ha presi molti di più di quelli che attribuivano al centrodestra i sondaggi qualche settimana prima. Per cui alla fine non contano le alchimie. Quindi non siete il partito del Botox, giusto? Siamo il partito del consenso. Guardi, io ho visto che la campagna elettorale la sinistra l'ha condotta facendo gli organigrammi, la Bindi farà questo, Bersani farà il Presidente del Consiglio, quello va al Quirinale, quello va al Quirinale, poi alla fine ha visto come è finita. E quindi io credo che noi abbiamo potuto impedire la nascita del governo Bersani grazie al consenso della gente, ai voti che Berlusconi ha raccolto, quindi non perché si è presentato con una bella faccia in televisione, perché ha convinto parlando in televisione con gli argomenti. Quindi alla fine quello che contano sono i messaggi e i contenuti e non soltanto l'apparenza, che pure ha la sua importanza. Le ho detto poco fa che Esposito è un po' penalizzato dal modo con cui si propone, quindi l'apparenza è pure quella.
quindi e i tacchi a spillo e i tacchi a spillo tacchi a spillo con i tacchi a spillo in politica come li vedi? Tacchi a spillo, una dose di tacchi a spillo si sente strana in politica, purché non prevalga, purché non diventi la divisa obbligatoria, insomma, no, poi su 1000 persone se ne sarà più qualcuna che porta i tacchi a spillo, insomma. Però io credo che poi sia la sostanza che conta, anche per quanto riguarda le donne, il Popolo della Libertà ha valorizzato molto la componente femminile, sì, quasi, anche nell'ultimo governo Berlusconi, sì, Berlusconi ha avuto una capacità di promuovere persone di nuova generazione, penso alla Chiellini che ha dovuto fare ministro dell'istruzione affrontando questioni delicatissime, penso alla Carfagna, erano giovani, anche se non donne, perché poi io sono a favore della valorizzazione delle donne, non vorrei che poi si sposasse la retorica per cui per forza deve mettere solo donne e quindi gli uomini debbano stare da un lato, anche Alfano ed altri sono stati giovanissimo, molto bravi. Quindi da questo punto di vista Berlusconi ha valorizzato anche nel governo del 2008, che è durato 3 anni e mezzo, nuove generazioni. Però la Lorenzin con le tacche a spilli l'ho vista, io la conosco abbastanza bene, poco, la vedo più con scarpe basse, lei quale preferisce? Io sono per le scarpe basse, ma solo per me ovviamente, insomma. No, non per lei preferisce le donne in tacchi a spillo o in scarpe basse? No, preferisco nella politica le donne con le scarpe basse, perché le ballerine, no, le ballerine. Camminare molto, sì, perché bisogna camminare molto e camminare tra la gente e quindi sicuramente con un tacco troppo alto si fa fatica, poi soprattutto a Roma dove c'è molta politica ci sono un sacco di San Pietrini, come lei sa, di me vive a Roma e quindi è pericoloso girare con tacchi troppo alti, uno finisce con i rispetta o si infila tra un San Pietrino e l'altro e si blocca, invece uno con le scarpe basse cammina più veloce, parla con più persone, semina meglio le idee. Ultime due cose poi le lasciamo. Santanchè potrebbe essere il nuovo segretario? Io credo che Alfano sia un ottimo segretario. No, il segretario di Forza Italia. Di Forza Italia. No, penso che Alfano, penso io che immagino è quello che vede Berlusconi al vertice assoluto, come presidente, leader, con tutti i poteri che questo che la storia gli affida, perché poi sa, io non credo molto agli statuti, gli statuti poi sono dei pezzi di carta, conta la sostanza. Quindi io credo che poi intorno a Berlusconi come leader che esercita il suo ruolo per quello che la storia e il consenso di danno, Alfano come segretario è una persona di grande equilibrio, quindi penso che debba continuare in questa potrebbe funzione. Essere lui. Berlini coordinatore e tutti gli altri, come ho detto all'inizio, coinvolti nelle varie funzioni che sono utili in un partito. Senta, le ultime due cose, Veronica ha detto a Silvio ti sono vicino. Mi ho letto quell'articolo della Laterra di ieri, mi ha fatto piacere, io conosco Berlusconi da molto tempo, ho avuto modo anche di incontrarlo quando molti anni fa, insomma, i rapporti con la moglie erano buoni. Buoni, quindi ricordo Veronica e quindi mi ha fatto piacere leggere questa cosa perché è una persona che ho conosciuto, che ho visto in momenti di maggiore serenità con suo marito e poi ovviamente nella vita poi ognuno fa le sue scelte, il fatto comunque di questa vicinanza dà un'immagine che ho apprezzato, insomma. Ultima cosa, la RAI, avete vinto il ricorso nel discorso dell'AGCOM, vi ha dato ragione, devo dire a sorpresa, e cosa vi aspettate per l'autunno per chiudere? Guardi, faccio uno spot al mio amico Renato Bonetta, lei forse non ha ancora letto, sono le 11 ma fa in tempo, uno spettacolare articolo di Renato Brunetta a pagina 4 del Foglio di oggi, e lo consiglio, un articolo splendido in cui Renato Brunetta era anche brillante, diciamo pungente, spiega alla RAI cosa vuol dire il pluralismo, le decisioni, le delibere dell'autorità delle comunicazioni bocciano in maniera clamorosa la RAI, è scandaloso, forse perché era estate, vedremo adesso l'autunno, che la RAI non abbia ancora garantito l'attuazione di quelle delibere che riguardano soprattutto la gestione scandalosa di Lucia Annunziata, la gestione faziosa di Fazio. Oggi l'articolo di Brunetta, spettacolare, da segnalare e da far leggere a tutti, richiama la responsabilità. Il direttore generale finora ha riversato sulla Commissione parlamentare di vigilanza delle risposte generiche, qualunquiste, melenze, inaccettabili. Vogliamo risposte sul pluralismo nei fatti e
non con dei bla bla, in commissione di vigilanza. Ma che, ma guardi che le ma dottor onorevole Gaspari, le trasmissioni non stanno in onda, come fanno a riequilibrare? Abbia pazienza. Le sto dicendo, attendiamo. Le ho detto poc'anzi, perché le risposte, ci sono state delle interrogazioni in commissione parlamentare di vigilanza, le risposte sono state assolutamente inadeguate, quindi speriamo che i fatti del riequilibrio siano migliori delle risposte, risposte scialbe, sciarpe, offensive. E attenzione, che il Consiglio parlamentare di vigilanza, la delegazione del PDL è composta tra gli altri da Schifani, Brunetta, Romani, Bonaiuti, Minzolini, Lainati, Minzolini, ci mettere anche Gasparri, last but not least, e insomma se ci danno risposte use a di cretini, siccome noi tutto possiamo essere tranne che cretini, avranno le retiche che meritano. Aspettiamo fatti, le parole finora sono state ridicole, scialbe ed offensive. E cosa... Gubitosi cambi linguaggio. Ma lei l'ha incontrato Gubitosi, scusi? Sì, lo conosco Gubitosi, lo conosco già quando era amministratore della UIL. Si trova in un mondo per lui sconosciuto e complicato, però, come dire, le risposte che gli hanno scritto erano molto bruttine alle nostre interrogazioni. Cambi ghostwriter e risponda con i fatti. La stagione televisiva si sta aprendo, vedremo quello che accadrà. E se ci sarà la prosecuzione delle violazioni già bocciate dall'autorità delle comunicazioni, cosa farete? Staremo con le mani in mano. E cosa farete? Staremo in via democratica, popolare, tutto quello che avviene. Cioè? Con i dati diffonderemo i dati e chiederemo audizioni in commissione parlamentare di vigilanza. Parleremo. Cioè farete un monitoraggio sulla RAI? Beh, quello già lo fanno l'Osservatore di Pavia e altre realtà indipendenti. Le contestazioni che sono state avanzate con i ricorsi e che l'autorità delle comunicazioni ha ritenuto fondate, guardi, i dati si basano su dati mica raccolti dal PDL, sui dati dell'Osservatore di Pavia. Però lei viene ospite in RAI, la colgono tantissimo, non la vedo e ma io mica sto prendendo una questione personale, i numeri di alcune trasmissioni di quando lei lavora su una rete in dei programmi che sono equilibrati, quindi diciamo, vede l'aspetto della RAI. I rilievi hanno riguardato il TG3, Fazio, l'Annunziata e mi pare anche i TG regionali. Sì, e sì. Quindi, diciamo, ma il TG regionale è diretto da un direttore vicino alla Lega? Sì, però ci sono 20 edizioni, le sai che sono. Ah, sì. Un po' quello che mi pare. Probabilmente ha fatto un esposto sui dati, quindi sto dicendo quello che sta antipatico. Andiamo ai dati. Ma mi dica una proposta politica, cioè. A parte faremo casino, mi dica. La forza politica, noi esigiamo il rispetto delle delibere della GICOM. E se non ci sarà, chiederemo una convocazione della commissione di vigilanza. E siccome c'è qualcuno che vuole fare la riunione a oltranza della giunta delle elezioni, e noi chiederemo la riunione a oltranza della commissione di vigilanza. Saremo là con Gubitosi, direttore di rete e tutti quelli che sono stati sanzionati dall'autorità delle comunicazioni fino a che non ci convincano che hanno capito. Noi non siamo come Zoggia che mette il cappello vecchio da somaro sulla testa di Violante, però rileggeremo le delibere dell'Agicom a questi che sono stati bocciati fino a quando non gli entrano in testa, ecco, senza mettergli in testa il cappello da somaro. Dovremmo fargli entrare nella testa le parole dell'autorità delle comunicazioni. L'esercito di sì sarà necessario, io sono convinto che Gubitosi disporrà che le delibere vengano. Ma penso anch'io, scusi. Penso anch'io. Ma riguarda un pezzo di RAI, mica riguarda tutta la RAI. Sì. La RAI è una realtà grande. Cioè, un pezzo di RAI è fuori controllo, dice lei. Un pezzo di RAI è stato bocciato dall'autorità della Comunità. Sì, questo è vero. È vero. Fazio, Annunziata, TG3 e alcune edizioni, cioè, del complesso dei TG regionali nella loro diramazione di alcuni territori. Il direttore dei TG regionali è un'ottima persona, però non credo che abbia il potere di controllare le edizioni. Però ci sono molti vice direttori che hanno, lei come sa, delle responsabilità per le varie edizioni regionali. E faccia il loro mestiere. I dati sono pubblici, guardi. Non è che i dati li inventiamo noi. No, non c'è il minimo dubbio. Voi avete fatto un ricorso alle istituzioni di controllo. E quindi abbiamo seguito una via istituzionale.
non c'è dubbio. Non abbiamo fatto una lista politica. Infatti. Bene, onorevole Gaspari, in bocca al lupo. Ah, ultima cosa, l'omofobia, che è un tema a noi caro. L'omofobia, lei cosa fa contro l'omofobia? Vota la legge, poi la lascio. Voglio che ci sia quella modifica che è stata. Lei che è un'icona gay. Io credo che noi dobbiamo, non so se sono io, io sono contro le discriminazioni, sì. Sono perché si combatta, non si può combattere tutte le sessi e tutti i comportamenti sbagliati, se li colpiscano degli omosessuali, se li colpiscono delle donne, se li colpiscono degli uomini. Però scusi, se io dico, se io le dico, tu, se io le dico, no, adesso faccio un esempio, non si offenda, tu sei frocio, questa è omofobia? Ma è un insulto, quindi la persona si è usata nella dispregiativa, insomma, quindi. Ma non è un atto di omofobia. Se sessuale, può essere una constatazione di un fatto. Se mi dico con intendo denigratorio quello che ha detto lei, può essere un'offesa. Quello che io credo debba essere fatto, guardi, faccio solo un piccolo emendamento alla legge di discussione alla Camera, affinché non si criminalizzino opinioni, perché non bisogna discriminare le persone omosessuali, ma non si vuole mai. Sono contro i matrimoni gay, non devo essere denunciabile, ecco questo voglio dire, deve essere rispettata anche la mia opinione, questo che stiamo sostenendo, si devono sanzionare le discriminazioni, non si deve punire un'opinione, si vuole contro i matrimoni gay, contro i matrimoni gay, ma a favore, e non è che questo sia una buona dichiarazione, contro i matrimoni gay non deve essere sanzionabile dal punto di vista appunto della legge. Però il linguaggio non deve essere sanzionabile, solo il linguaggio, cioè tipo, faccio un esempio, finocchio, culattone, non sono espressioni. No, le offese sono offese. Non è omofobia. No. È offesa. Cioè, ma possono essere ingiurie, sono ingiurie. C'è il reato di ingiuria. È come dire stronzo uno, come dice una parolaccia, se non è intesa una parolaccia, ci sono già delle norme. Che sì, infatti. Se poi c'è un'accezione, lei sa bene che poi già nel codice, quando si compie un fatto per motivi futili e abietti, già oggi ci sono delle aggravanti. Sì, ma quindi, è per fare un esempio. Inappropriato, posso essere già punito in maniera maggiore. Per quanto riguarda la legge sull'omofobia, io ritengo che debba essere approvata introducendo. C'è un emendamento, guardi, che è stato presentato alla Camera, dove deve cominciare la legge, deve essere discussa, che dice benissimo la legge, la si approvi, però si chiarisca che se una persona, nell'ambito delle opinioni, dica che contro i matrimoni gay o altre opinioni diverse rispetto a quelle stili di vita, se non offende nessuno, non deve no, essere certo, per le sue opinioni. Certo, no? Vabbè. Ah, beh, certo, condividiamo in pieno. No, però bisogna scrivere queste cose. Sì, poi, sì. La legge, lei come sa, se viene fatta male la legge, vede quante discussioni. Ma le lobby gay non sono d'accordo con lei, secondo loro deve essere più rigido. Ma io non lo so se esistono delle lobby, io dico che bisogna rispettare tutti, anche chi se in Italia si aprisse una discussione, quella che c'è stata in Francia, sui matrimoni gay, io sarei contrario e vorrei che venisse rispettata la mia opinione. Punto. Certo, fine. Grazie, onorevole Gaspari. Non ho bisogno di esprimerla offendendo nessuno. Certo. Ecco, dire. Ognuno può esprimere le sue idee senza offendere nessuno. E anche l'intolleranza da parte di persone omosessuali sarebbe eccessiva nei confronti di altri. Dobbiamo essere tutti un po' più rispettosi dell'opinione di tutti, certo. Grazie, onorevole Gaspari, e buon lavoro. Grazie. Grazie.